Seguo con preoccupazione quanto sta accadendo in Medio Oriente e auspico che il conflitto non si estenda ancora di più, lo ha detto Papa Francesco nel corso dell'Angelus di ieri. Domani la festa della Trasfigurazione al Santuario del Santissimo Salvatore di Andria. Nel weekend i messaggi di speranza di 4 vescovi. Con la sfilata del carro trionfale si sono aperti a Terlizzi gli appuntamenti della festa patronale. Migliaia di fedeli e turisti per le vie della città. Si intitola Madonna di Sovereto Scatti di Fede e Tradizione, la mostra fotografica ospitata nel chiostro delle Clarisse a Terlizzi e visitabile fino al prossimo 8 agosto. Bentrovati al secondo appuntamento con l'informazione di Tele The Horn. Seguo con preoccupazione quanto sta accadendo in Medio Oriente e auspico che il conflitto, già terribilmente sanguinoso e violento, non si estenda ancora di più. Lo ha detto Papa Francesco nel corso dell'Angelus di ieri, evidenziando che gli attacchi, anche quelli mirati e le uccisioni, non possono mai essere una soluzione. Il pontefice ha poi dedicato un pensiero al Venezuela, che sta vivendo una situazione critica. Seguo con preoccupazione quanto sta accadendo in Medio Oriente e auspico che il conflitto, già terribilmente sanguinoso e violento, non si estenda ancora di più. Prego per tutte le vittime, in particolare per i bambini innocenti. Esprimo vicinanza alla comunità drusa in Terra Santa e alle popolazioni in Palestina, Israele, Libano. Non dimentichiamo il Myanmar. Si abbia il coraggio di riprendere il dialogo perché cessi subito il fuoco a Gaza e su tutti i fronti si liberino gli ostaggi. Si soccorra le popolazioni con gli aiuti umanitari. Gli attacchi, anche quelli mirati, e le uccisioni non possono mai essere una soluzione. Non aiutano a percorrere il cammino della giustizia, il cammino della pace, ma generano ancora più odio e vendetta. Basta, fratelli e sorelle, basta. Non soffocate la parola di Dio della pace, ma lasciate che essa sia frutto della Terra Santa, del Medio Oriente, del mondo intero. La guerra è una sconfitta. Altrettanta preoccupazione esprimo per il Venezuela, che sta vivendo una situazione critica. Rivolgo un accorato appello a tutte le parti a cercare la verità e ad esercitare moderazione, ad evitare ogni tipo di violenza, a comporre i contenziosi con il dialogo, ad avere a cuore il vero bene della popolazione e non interessi da parte. Affidiamo questo Paese all'intercessione di Nostra Signora de Coromoto, tanto amata e venerata dai venezuelani, e alla preghiera del Beato José Gregorio Hernández, la cui figura tutti accomuna. La croce non è esperienza di dolore, ma di liberazione. Sono le parole dell'arcivescovo di Bari Bitonto, Monsignor Satriano, nel corso della omelia nella messa celebrata nel santuario del Santissimo Salvatore di Andria. Certi percorsi mortificati della nostra esistenza servono per la nostra resurrezione, ha aggiunto. Sentiamo. E del resto fare una novena al Santissimo Salvatore ci deve portare a star bene, perché ci riconduce al centro della questione della nostra vita. Non siamo noi a salvare la nostra vita, ma solo Lui salva la nostra vita. Ed è molto bella questa immagine che ci viene consegnata in questo santuario. Un Dio che salva, ma che ha le mani legate. Noi, come diciamo, quando abbiamo le mani legate non possiamo far niente. Quindi ci viene consegnata un'immagine di impotenza, che è un'immagine che noi non accettiamo. Perché di fronte alle situazioni della vita noi vogliamo avere sempre la medicina giusta, la risposta giusta, le cose da fare,
proprio come i protagonisti della pagina evangelica. Che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Cioè, tutti cerchiamo la gioia, la felicità, una vita bella, però poi non accettiamo la strada che il Signore ci propone, perché è una strada che rovescia completamente la nostra visuale, il nostro modo di concepire l'esistenza, il nostro modo di immaginarci in mezzo alle fatiche e alle sofferenze. A prescindere da ciò che siamo, da ciò che appariamo, dai nostri ruoli, noi siamo figli amati da sempre e per sempre. Se la nostra vita riposa in questa certezza, noi troviamo la forza di affrontare la vita con le sue fatiche e di scoprire la dolcezza e la bellezza del vivere proprio in quelle fatiche. Allora la croce non diventa un'espressione e un'esperienza di sofferenza e di dolore, ma di liberazione e di riqualificazione della nostra vita. Certi percorsi mortificati della nostra esistenza servono per la nostra resurrezione. La vera vita di fede inizia quando accogliamo ciò che Dio ci dona, lo ha detto il vescovo di Andria, Monsignor Mansi, pronunciate nel corso della messa celebrata nel santuario del Santissimo Salvatore di Andria. Sentiamo. Si tratta di spostare l'attenzione da una religione che consiste soltanto nella cura dell'esteriorità, i riti, le funzioni, le tradizioni, le feste, e invece andare verso una concezione della vita che consiste nella grazia che Dio ci dona. Non dobbiamo chiederla, non dobbiamo implorarla, Dio ce la dona gratuitamente. La vera vita di fede comincia da qui, dal momento in cui non chiediamo niente, ma accogliamo quello che Lui ci dona, la sua amicizia, la sua grazia, la sua fiducia. E accogliendo la sua grazia noi andiamo verso il premio celeste. Allora dobbiamo pregare perché tutti i bisogni che noi possiamo sentire devono trovare la giusta risposta nel Signore che viene a noi. Il Padre Nostro è quasi un battesimo quotidiano, così l'arcivescovo di Catania, Monsignor Renna, celebrando la messa nel santuario del Santissimo Salvatore. Quando dici il Padre Nostro ha continuato, ti riappropri dell'essere figlio di Dio. Ascoltiamo. Il pane della vita, Gesù ci insegna anche ad usare bene del pane di questa terra. In questi giorni, sono ormai pochi mesi che ci separano dall'inizio dell'anno santo, io faccio sempre un richiamo a quello che il Papa ci ha chiesto per prepararci all'anno santo. Non ci ha chiesto subito di segnare sul calendario il giorno in cui andremo in pellegrinaggio in un luogo per lucrare l'indulgenza e rinnovare la nostra vita. Ha chiesto che il 2024 fosse dedicato alla riscoperta della preghiera. La preghiera come un fatto importante della nostra vita, come una dimensione importante della nostra vita. E credo che per riscoprire la preghiera dobbiamo riscoprire soprattutto la preghiera che ci viene consegnata il giorno del nostro battesimo, il Padre Nostro. C'è una bellissima frase di Sant'Agostino in uno dei suoi discorsi che dice: la preghiera del Padre Nostro, l'Oratio Dominica, così la chiamavano, ecco, i padri della Chiesa, la preghiera del Signore è quasi un battesimo quotidiano. Cioè, quando tu dici il Padre Nostro, ti riappropri del tuo battesimo, del tuo essere figlio di Dio, di tutto quello che esso significa. Riappropriarci del Padre Nostro e, in continuità con quello che abbiamo ascoltato nella parola di Dio, anche di quella invocazione che dice: dacci oggi il nostro pane quotidiano. Dacci, perché i doni vengono da Dio,
ma io faccio tanto, ma io guadagno tanto, ma io non sto con la mia famiglia, perché devo pensare? No. Riconosci che i doni vengono da Dio. Lascia fare Dio. Signore, aiutami a dire il Padre nostro. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, ogni giorno. Accogliere Gesù come il pane della vita significa imparare a sfamare i nostri fratelli. Sono le parole di Monsignor Massaro, vescovo di Avezzano, nel corso della messa di ieri nel santuario del Santissimo Salvatore. Dobbiamo farci pane per i nostri fratelli con generosità, ha proseguito. Sentiamo. Accogliere Gesù come il pane della vita significa imparare a sfamare anche i nostri fratelli. Sempre nel brano della moltiplicazione dei pani, i discepoli fanno di tutto per invitare Gesù a mandare a casa la folla. Gli dicono che è tardi, che è buio, che non hanno magari tanto da distribuire alla gente, per cui invitano Gesù a mandare a casa quella gente, quella folla. Ma Gesù si rivolge loro dicendo: date loro voi stessi da mangiare. Dare da mangiare è il compito dei genitori, di un padre e di una madre. La prima preoccupazione di un genitore è che il proprio figlio abbia mangiato. Quando Gesù dice: date loro voi stessi da mangiare, come se dicesse: siate voi padri di questa folla, altro che mandarli a casa. Sappiate voi prendervi cura di questa gente. E allora guardate, la prova che noi abbiamo davvero riconosciuto Gesù come nostro Salvatore sta nella capacità e nella disponibilità a farci noi pane per i nostri fratelli, con amore e generosità, senza mai pretendere nulla in cambio. Ieri a Terlizzi sono stati migliaia i fedeli turisti accorsi per assistere alla sfilata del maestoso carro trionfale. Il servizio è di Marilena Farinola. Devozione e folklore, ma anche tanta emozione e gioia nei volti dei bambini, dei fedeli e dei tanti turisti accorsi a Terlizzi da ogni parte della Puglia per assistere alla sfilata del carro trionfale lungo le vie principali della città. La maestosa struttura alta 22 metri, la pecorella come simbolo di pace, momenti di preghiera rivolti a San Michele Arcangelo e a Maria Santissima di Sovereto, patroni della città dei fiori. La festa maggiore in onore della Vergine Nera si conferma un'antica tradizione mariana unica nel suo genere, una manifestazione popolare che rinnova lo spirito di fede dell'intera comunità. C'è tanta coreografia, c'è tanta devozione, tuttavia ciò che interessa è che noi manifestiamo la nostra fede in Dio e chiediamo l'intercessione di Maria, perché lei a Cana di Galilea ha detto solo una cosa ai servi: fate ciò che egli vi dirà, e noi lo recepiamo rivolto a noi questo invito. Vogliamo fare, vogliamo mettere in pratica quanto il Signore Gesù dice a noi, cioè di volerci bene, di creare una società a sua immagine e somiglianza. Una festa che è folcloristica, non è soltanto fede, c'è anche tanto folklore oggi, la domenica della sfilata del carro trionfale. E ognuno dà il proprio, parliamo degli spingitori, parliamo dei timonieri, parliamo dei bambini, del capo timoniere. Tutti quanti hanno un ruolo, quello che fischia, che dà il via, quindi tutta la comunità con il comitato si mette insieme per far sì che questa festa riesca e riesca sempre nella fede della Madonna, senza problemi ovviamente, ma con il grande orgoglio di farsi vedere come città unita, come città potenzialmente capace di fare qualsiasi cosa per questa festa. Organizzata da Michelangelo Mattacchione, presidente del comitato Festa Maggiore, l'edizione 2024 è stata guidata dal cuore e dalla forza delle braccia del capotimoniere Salvatore Chiapperini, assieme al suo team composto da Paolo Desario, Pierluigi Rubini, Raffaele Sforza e Michele Tamborra. Io devo ringraziare tutti coloro i quali ci stanno
dando la possibilità di fare questa processione con la tranquillità che merita, perché una processione non è una sfilata, e siamo felici che anche quest'anno tutto quanto sta andando bene. Le luci, il suono della banda, le luminarie, questo carro straordinario ci porta indietro nel tempo, quando alle feste patronali magari ci accompagnavano i nostri genitori, i nostri nonni, qualcuno i nonni, i genitori non ce li ha più, quindi è anche un modo per tornare indietro nel tempo a quando si era più piccoli e tornare ai ricordi belli. E restiamo a Terlizzi, dove nel chiostro delle Clarisse è in corso la mostra fotografica dal titolo Madonna di Sovereto, scatti di fede e tradizione. La galleria sarà fruibile fino a giovedì 8 agosto. Vediamo. 70 scatti storici e inediti che raccontano le tradizioni legate alla festa maggiore. È una didascalia che ne precisa l'anno e il luogo. È in corso nel chiostro delle Clarisse a Terlizzi la mostra fotografica dal titolo La Madonna di Sovereto, scatti di fede e tradizione. Sotto la direzione artistica di Ilenia Gesmundo è un'iniziativa promossa dal Comitato Feste Patronali 2024, dalla Proloco Umpli e patrocinata dal Comune. Fotografie così datate per le quali per ottimizzarne la qualità è stato necessario il lavoro del presidente della Proloco, Franco Dello Russo, insieme ad alcuni fotografi professionisti locali. La rassegna comprende sia la fase primaverile della festa, quella di aprile, sia quella di agosto, arricchita da due proiezioni video, la ricostruzione del carro in cantiere, di cui una risalente agli anni 30 e 50. Un viaggio nella storia, segno tangibile di una comunità legata al ricordo e alla fervida devozione. La mostra sarà fruibile fino all'8 agosto. Abbiamo dovuto immergerci proprio nella storia, quella più antica, che parte dalla grotta dove ci siamo immersi, per poter risalire poi a tutto quello che è successo dopo. E sinceramente, se non partivamo dal fondo, non potevamo raggiungere l'alto del carro. È emerso il grande amore per la Madonna di Terlizzi, questa Madonna pellegrina, come dire, forestiera se vogliamo, quasi raminga dall'Oriente, approdata nelle viscere della nostra terra. E l'abbiamo accolta come una profuga e non l'abbiamo più lasciata. E adesso parliamo della maturità 2024 e boom di voti alti al Sud Italia. La regione con il maggior numero di studenti che hanno ottenuto la lode è la Campania, al terzo posto c'è la Puglia. Il quadro completo nel servizio. Gli studenti del Sud sono tra i migliori d'Italia, a dirlo gli esiti degli esami di Stato per l'anno 2023-2024, dati pubblicati direttamente dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. In generale quest'anno è stato ammesso il 96,3% degli scrutinati e i diplomati risultano essere il 99,8% dei candidati che hanno svolto l'esame. Si confermano dunque le percentuali dello scorso anno. Ma scopriamo a livello nazionale dove si trovano gli studenti più meritevoli. La regione con il maggior numero di lodi è la Campania, con 2.623 studenti su 12.700 totali. Segue la Sicilia con 1.810 lodi, medaglia di bronzo per la Puglia con 1.720. Guardando in percentuale la classifica dei diplomati con 100 ma senza lode, risulta prima la Calabria con il 12,4% dei candidati e l'unico risultato a due cifre. Seguono la Puglia con il 9,9%, terza in questa classifica è la Campania con il 9,2%. Emerge dunque dalle analisi una forbice tra le scuole del sud e del nord se si considera che in Lombardia, Trentino, Alto Adige e Veneto, per fare alcuni esempi, i maturati con 100 e lode sono poco più dell'1%. Al Grand Shopping di Molfetta sono stati premiati gli studenti meritevoli diplomati con il massimo dei voti nell'anno scolastico 2023-2024. Una iniziativa a cura del Network Viva con il patrocinio del Comune.
Tanta l'emozione negli occhi degli studenti premiati con una targa per l'impegno dimostrato durante l'esame di maturità, conseguito con il massimo dei voti. Così il Grand Shopping Molfetta ha voluto dare valore agli alunni più meritevoli di alcune scuole della città, con l'iniziativa 100% maturi. Abbiamo iniziato diversi anni fa a Biceglie, poi abbiamo sospeso gli anni dal Covid e abbiamo ripreso con questo evento. Premiamo tutti i ragazzi delle scuole superiori della città, in questo caso di Molfetta, che hanno preso 100 o 100 allode. Ci teniamo particolarmente ai ragazzi perché sono i protagonisti del futuro, quindi sono dei ragazzi che si sono impegnati tantissimo per raggiungere questo risultato. Saranno i nostri futuri lettori. Noi abbiamo una media di lettori che è più o meno a 30-35 anni. I ragazzi più giovani ci seguono meno perché hanno meno interesse sui giornali generalisti. Invece noi attraverso questi eventi ci approcciamo a loro per farli subito diventare nostri assidui lettori. Un'idea nata in collaborazione con la redazione giornalistica del Viva Network e patrocinata dal Comune di Molfetta. Noi li supportiamo attraverso le infrastrutture scolastiche, attraverso gli esempi, attraverso l'incoraggiamento, ma anche ponendo per il loro futuro quelle possibilità di insediamento e di occupazione e delle trame per poter essere davvero delle città, perché adesso sono bravi ragazzi che hanno avuto degli ottimi risultati, ma per diventare eccellenze lo devono ancora dimostrare. Io vi faccio tanti auguri. Siamo onorati e felici di ospitare qui la prima edizione per Molfetta dell'evento 100% maturi, ancora una volta un centro commerciale che si dimostra vicino al territorio e che cerca di promuovere come sempre le eccellenze dello stesso. Accompagnati dai genitori, gli studenti hanno ritirato la targa che celebra lo spirito di sacrificio, la passione, la determinazione. Sono molto emozionato di ricevere questo appunto premio. Sono contento di rappresentare la scuola Alberghiero di Molfetta a questa manifestazione e spero di essere un esempio per tutti i ragazzi della mia scuola affinché possano studiare e intraprendere i loro sogni. Il tuo sogno nel cassetto qual è? Adesso il mio sogno nel cassetto è diventare una persona di successo, come ho sempre desiderato. Al momento sto seguendo diverse strade, ma quella che diciamo mi si illumina maggiormente è quella di diventare pilota militare. La giornalista Federica Angeli è stata ospite a Mattinata nel corso della rassegna Conversazioni dal mare per presentare gli orrori della caserma Levante. Il libro inchiesta mira a fare luce sugli illeciti commessi da alcuni componenti dell'arma in servizio nella caserma di Via Caccialupo. Sentiamo. Purtroppo il giornalismo d'inchiesta sta scomparendo in questo paese, siamo rimasti in pochi a farlo e la politica di qualsiasi colore cerca sempre più di metterci il bavaglio, ma resistiamo grazie anche a queste manifestazioni che danno voce alla nostra penna. La politica ovviamente è infastidita dal giornalismo d'inchiesta, in questo momento abbiamo visto appunto la recentissima stretta alle intercettazioni, quindi al lavoro del cronista giudiziario, quindi viviamo insomma dei riflettori che la gente comune, queste rassegne importantissime ci danno per illuminare sempre più il malaffare che ormai si annida nel mondo di sotto e nel mondo di sopra. Il mio ultimo libro è un'inchiesta appunto sul mondo di sopra, sull'arma dei carabinieri, un mondo impenetrabile dove si custodiscono tanti segreti. Nella fattispecie in questo libro si raccontano le malefatte di una intera caserma che è stata sequestrata proprio come la villa di un boss, la prima caserma in Italia, la caserma di Piacenza, e i 7 carabinieri che la abitavano sono stati arrestati, processati. Ed è tutto per questa seconda edizione del telegiornale di Teledeon che termina qui. Noi vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo una serena serata in compagnia dei nostri programmi televisivi.